Buongiorno a tutti ragazzi, prima di cominciare il video vi volevo parlare al volo di okcalcio.com. Come sapete, la felpa che uso sempre l'ho presa proprio qui, guardate che maglie spettacolari, sono fatte davvero benissimo. C'è anche quella di Halloween del Napoli che è meravigliosa. E oggi vi faccio vedere un'altra maglia che ho deciso di acquistare e si tratta di quella del Barcellona. Ci mettiamo proprio stile Messi sotto la curva. Col cognome, nota col cognome, numero 10, eccola qui, bellissima ragazzi, guardate, pure rifinita nei dettagli, nei minimi particolari, davvero, davvero fatta benissimo. E sul sito trovate okcalcio.com, trovate qui sotto in descrizione la promozione, visto che siamo in procinto del Black Friday, e in più con il codice sconto GIAMMI avete un ulteriore percentuale di sconto sui vostri acquisti, quindi mi raccomando, non fatevi scappare questa promozione perché vi garantisco che le maglie sono davvero davvero eccezionali e anche eventuali tute. Ma ora iniziamo il video, ragazzi. Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui tornati su Sorair Calcio, evento enorme che ha lanciato Sorair in concomitanza col mondiale, l'evento mondiale di Sorair, l'evento più grande di tutti, una marea di Ethereum e quindi anche di soldi in palio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio, ragazzi. Ed eccoci qua, andiamo subito nella schermata di Sorair, ma prima di tutto, ragazzi, io vi ricordo di usare il link qui sotto in descrizione per registrarvi e ricevere alcune carte omaggio. In più, a breve ripartiranno i gruppi dove avrete sicuramente l'accesso. Quindi mi raccomando, link qui sotto in descrizione e non ve ne pentirete. Allora, andiamo sulla piattaforma del calcio, in questo caso andiamo nella home page del football e vediamo che oltre a due legend che sono state lanciate, si parla di Sorair Global Cup, Global Cup 2022, eccetera, eccetera, eccetera. Noi andiamo subito ai tornei in arrivo e vediamo che qui in alto inizia fra 2 giorni e 16 ore, in concomitanza con la prima partita del mondiale. Vediamo che c'è una Global Cup come torneo particolare e andiamo subito a cliccarci di sopra. Chiede carte solo comuni, quindi ragazzi, tutti i premi che avremo adesso si possono guadagnare senza investire neanche un centesimo. Basta registrarsi sulla piattaforma e vi ricordo per farlo di usare il link qui sotto in descrizione. Andiamo sul monte premi, ragazzi, guardate qui il primo posto, quindi il primo posto senza investire neanche un centesimo vince 3 Ethereum. 3 Ethereum, ragazzi, io per quantificarvi sono più o meno 3.500 euro senza investire un centesimo. Il secondo ne vince 2, il terzo ne vince 1. Quindi, ragazzi, i primi tre hanno bei soldoni, ma non è finita qui perché vincono anche delle carte Star Limited, che se noi andiamo a cliccare troviamo delle carte come Neymar, Alisson, Diogo, Bellingham, Mané, Donnarumma, Kvaratskhelia, che costano diverse centinaia o diverse migliaia di euro, ragazzi. Quindi mi raccomando, non perdetevi questa grandissima occasione. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, andando a cliccare sul tasto estrazione, io non ho ancora fatto la mia squadra, si aprono appunto delle carte comuni. Sorair a tutti noi, a tutti voi, dà un budget di 100 monete, come vedete in alto qua, budget di 100. Con questo budget dobbiamo completare una formazione di 2 calciatori per ruolo. Poi ne schiereremo come al sempre 5, quindi un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un extra che può essere uno dei 3 ruoli appena citati. Andiamo a fare un esempio di squadra. Quindi noi andiamo qui e mettiamo, che ne so, Gakpo, che quest'anno ci ha portato davvero bene, e Benzema in attacco. A centrocampo prendiamo ad esempio De Bruyne. Vedete, il nostro budget sta scendendo.
Io il secondo centrocampista voglio giocare con due attaccanti, quindi vado a risparmiare e cerco di prendere un centrocampista che o non gioca o che gioca ma costa davvero, davvero poco. Posso pensare in un Kenneth Taylor, posso pensare in un Marcos Llorente. Ovviamente, ragazzi, io non sto dicendo nomi senza controllare se stanno bene o meno. Poi, quando ovviamente farò anche alla mia squadra, andrò a vedere cosa chi si è rotto e chi no. Qua su ce ne sono due addirittura. Chi si è rotto, chi no, chi sta bene, chi è dato titolare, eccetera, eccetera, eccetera. Mettiamo Sabiri che ce l'ho a Fantacalcio. Abbiamo finito i centrocampisti. In difesa vado a mettere ad esempio un Kim Miyae e devo andare più basso se no non mi bastano i soldi per la squadra. E ci mettiamo un ovviamente sto facendo un esempio di squadra, un Taniguchi. In porta ci prendiamo un Diogo Costa è un portiere a 6 qualunque, Ben Said. Ok, abbiamo fatto la formazione, ragazzi. E vedete che c'è scritto conferma bozza, perché appunto non è la squadra definitiva. Io vado a confermare la bozza e mi dice che ho impostato la formazione, posso schierare la mia squadra. Come vedete, mi chiede 5 ruoli. Andiamo a mettere Diogo Costa in porta, Kim Mi-Jae in difesa, De Bruyne a centrocampo, Gakpo e Benzema in attacco. Il mio capitano sarà Kevin De Bruyne. Come vedete, qui ho fatto una squadra. Comunque, non è la migliore che si può fare, ragazzi, perché l'ho fatta al volo, ma è sicuramente una squadra di tutto rispetto. Vado a schierare e ho la mia squadra che parteciperà alla Global Cup. Vedete qui. Se non sono contento della mia scelta, clicco su Riseleziona, posso tranquillamente ricacciare tutti senza nessun tipo di problema. Vedete? Proprio cacciato tutti, mi ridai 100 punti e ricominciare da capo. Quindi in questo caso al posto di quei due prendo Kane e Mbappé, poi Kimmich e De Bruyne, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non vi basteranno non vi basteranno i soldi, però è un esempio, ragazzi, quindi potete tranquillamente fare la vostra formazione e poi andare a modificarla tutte le volte che volete. Io adesso faccio ad esempio compilazione automatica giusto per vedere chi ci mette e andare avanti. Ci ha messo Messi, Otamendi, Lloris e Paquetà. Riconfermiamo la bozza, come vedete mi rifà rischiarare di nuovo. Io vado a schierare. Mamma, era meglio la mia, raga. Vado a schierare i giocatori che mi ha preso e posso tranquillamente ricliccare su riseleziona. Qua controlliamo che la squadra sia schierata e dice iscritto. Quindi adesso faccio parte di tutti questi giocatori che vanno per vincere questo montepremi. Ragazzi, il montepremi citato è solo e soltanto per la prima giornata. Quindi, prima giornata ci sono tre Ethereum, facciamo schifo. La seconda giornata, ragazzi, si ricomincia. Montepremi, non so se sarà uguale, però ci sarà un altro montepremi. Terza giornata, stessa cosa. Quindi, con un investimento pari a zero, potete tranquillamente provare a vincere questi premi. Voi dite, Giami, ma arrivare primo è praticamente impossibile su 200.000 persone. Uno ci arriverà, qualcuno ci arriverà, potete essere tranquillamente voi. In più, fino alla posizione 5.000, comunque si vince una carta vendibile. Una carta vendibile che quindi ci può, se siete nuovi su Sorare, vi può iniziare a lanciare nel mondo delle carte limited. Poi ovviamente, ragazzi, una tier 3 è una carta che vale davvero pochissimo. Già arrivare in tier 2 potrebbe valere qualcosina. Tier 1 e Star sono carte buone che vi lanciano davvero bene nella piattaforma. Quindi vi ripeto, ragazzi, è gratis, tentare non nuoce. In più, Sorare non era contenta così, ma darà dei premi.
per l'intera durata del mondiale, quindi i migliori player che sono magari sempre costanti, eccetera, 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 riceveranno dei premi, ovviamente in base ai loro punteggi, quindi se uno arriva sempre primo vincerà anche il premio generale dei primi posti, perché ovviamente è stato il migliore di tutti. Però se già fate sempre risultati ottimi potete ambire al premio totale. E oltre questo non finisce qui, perché? Perché tutte le carte che scegliete, però mi raccomando ragazzi, solo quelle coperte da Soreir, quindi Mbappé sì, De Bruyne no, per fare un esempio, perché il Manchester City non è coperto, verranno alla fine del torneo trasformate in vostre carte comuni. Quindi se iniziate sulla piattaforma sapete benissimo che le carte sono random. Questa modalità vi aiuta tantissimo, perché se scegliete qualche giocatore forte partite dopo il mondiale con delle carte comuni vostre che vi possono far competere per premi vendibili, quindi carte limited, academy dove ci sono le carte limited, eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, questa è davvero un'occasione per entrare sulla piattaforma assurda, impressionante. Non c'è stato mai nulla di così grande, e questo è solo di buon auspicio per tutto quello che sta succedendo su Soreir. Come sapete ormai sono dentro da un po', una piattaforma che mi sta piacendo davvero tanto. Vi consiglio di provarla anche solo questo lato del comune, perché vi prende e mi sta portando anche soddisfazioni. Per chi è nuovo, guardate i video precedenti, proprio settimana scorsa in NBA ho fatto il primo posto, e nel calcio qualche settimana prima ho fatto il secondo posto in Under 23. Quindi comunque ragazzi, i risultati con la costanza, con lo studio eccetera arrivano. Vediamo se riuscirò a studiare e ad essere costante anche in questo mondiale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che squadre avete pensato di fare, e magari anche la motivazione, perché io poi farò un video dove vi spiegherò tutto. Magari le vostre motivazioni, le mie motivazioni ci possono aiutare a vicenda. In bocca al lupo per questa Global Cup, noi ci vediamo domani con il prossimo video, e mi raccomando usate il link qui sotto in descrizione per registrarvi, mi fate un grosso favore e in più ricevete delle carte omaggio. Grazie mille ragazzi, a domani, ciao ciao.